Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo video. Sono qua con Gualt e Ciao a tutti. volevamo parlare della partita che abbiamo visto questa sera. Stavo dicendo il preanticipo, cioè pensa un po', l'anticipo del campionato finito 2-2 fra Juventus e anzi tra Atalanta e Juventus. Prima devo dire una cosa importante. Allora, i pronostici che ho dato su Atalanta io sono andati discretamente bene. Hai beccato pure il Ho marcatore, preso cazzo. X2 facile, preso gol medio, preso, non ho preso la difficile che era multigol 2-3, peccato. Preso il marcatore Conti. Io vi ricordo, ragazzi, che se volete, se cercate una pagina che vi dia pronostici vincenti NBA e calcio, vi lascio il link qui sotto, Maestro 2.0. È fantastica, è una grande pagina. Detto questo, partita. Porca Allora, miseria. diciamo che la Juventus ha fatto un primo tempo penoso. Sì, allora, Penoso, sono state due io. partite differenti. Più Penoso. Il secondo tempo, divino. Cioè, non c'erano solo loro, si appallonate. che divino, l'Atalanta non poteva reggere Sì, no, no, ma. E poi non ho capito perché la Juventus ha giocato un primo tempo così e un secondo tempo così. Cioè, è stato un cambio. Io ho detto, vabbè, il primo tempo ci sta che giochino così, calcolando che il campionato l'hanno praticamente in tasca. E martedì c'è la Champions. Però poi che me fai? Metti nel secondo tempo che sembri la Juventus che ha battuto 3-0 il Barcellona. Dove No, no, che l'hai poi. presa sta verve? Ma dove l'ha presa la verve Per dell'Atalanta poi davvero, di l'Atalanta. recuperarla? Di recuperarla? Sì. Porca la Evas! C'hanno grandi meriti. Lui c'aveva 2-1 secco da Juventus, più o meno. Porca. C'aveva grandi meriti, l'Atalanta. C'ha avuto grandi meriti perché comunque ha fatto una buona partita. Diciamo però che la Juventus meritava la vittoria. Cioè, in senso, allora, aspetta. Sì. Relazionando l'Atalanta e l'avversario, e la Juventus e l'avversario, probabilmente per quanto fatto relazionandolo, do più meriti all'Atalanta. Diciamo per Però rosa. Però per quanto riguarda la partita, insomma. cioè, anche i primi 10 minuti del primo tempo la Juve ha giocato. L'Atalanta nel secondo tempo non ha È fatto sparita proprio, niente. Niente tranne l'ultimo minuto, vaffanculo. è Vai sparita. vaffanculo, Lui c'era Atalanta il di 2-1 della merda. Juventus. Ribadisco, prendi, io vi faccio delle cose. Prendi lo screen, ora lo vedrai anche tu in Quale diretta. L'hai screen? già visto? Ti ho fatto, mando WhatsApp. Su WhatsApp, guarda che foto ti ho mandato su WhatsApp. Ti prego, guarda la foto che ti ho mandato su WhatsApp. No, come ha fatto a non arrivare nulla? No, non è arrivato nulla. No, perché? Porco Dio. Ok, ci siamo tornati. Guarda la foto che ti ho inviato. Guarda. Fai vedere la foto. Allora, no, No, aspetta. si vede, dopo mette a fuoco, secondo me. Lasciala, vediamo se mette a fuoco. Sì. Cioè, ma mi spiegare. Ma mi No, allora, svelare. ma come cazzo fai? Allora, io mi incazzo sempre con la Juve. No, con la Juve in generale, mi incazzo sempre con gli Poi lui, arbitri. cioè lui ti fa Napoli e io Roma, no? Quindi teoricamente non è Dovremmo che. stare contro la Sì, Juve. teoricamente, nel senso, Ma uno dovrebbe sperare che cazzo! la Juventus perde, ma come Ma cazzo fai i non Lakers l'hanno appena chiamato quello là. Quando gioca in NBA. Sembrava, sai che mi ha ricordato? Ti ricordi Boateng contro l'Italia? Mano in alto, pa! Vabbè, Uguale! la mano di Dios, Ma solamente la come. porta Sì, sbagliata. ma come fai a saltarti solamente in No, ma mente? come fa l'arbitro a dire quella è in mano, poi fuori gioco? Sì, cioè, io non lo so, ma a me mi cascano veramente i coglioni. Per fortuna l'anno prossimo Cioè, ci se sarà la fosse. VAR. Ci sarà la VAR, finalmente. Tecnologia in campo. Bisogna vedere come la usano perché sono Bisogna vedere come la talmente usano. Sì, rincoglioniti gli arbitri che esatto. secondo me fanno casini pure No, là. ma poi guarda, io sono sempre abbastanza razionale. Cioè, dico sempre comunque, vabbè, guarda, l'arbitro può sbagliare, può capitare. Quelli che è meglio, tipo, c'è fuori gioco di ginocchio. Non è Gesù Cristo, non può. Ma cazzo, ma uno che salta più in alto di tutti con la mano così, più in alto. Ma come fai a non vederlo? Cioè, ti ho dato pure l'occasione di vederlo con la mano sopra la capoccia di quello. Comunque, non mi aspettavo che l'Atalanta facesse questa stagione. Ho sempre detto, mo crollerà, mo crollerà, mo crollerà, non crolla. Madonna ragazzi, comunque questi qua gli anni delle sorprese, Lipsia, Leicester, Atalanta. Mamma mia. Mo che manca? La Spagna. In Francia c'è il Nizza, sta fa tanto bene. In Europa League c'è il Celta Vigo, che è praticamente il nostro Chievo, che sta No, vabbè, distruggendo la Spagnola e la l'Europa Spagnola, League. loro vinceranno loro, senz'altro. Sì, pure secondo me. Comunque, niente, dai, allora, vabbè, la Juventus fa un pareggio. Che se fosse successo al Napoli, ragazzi, mi sarei incazzato come una Sì. bestia. No, non E si può. comunque molti l'hanno detto, infatti hanno detto, se fosse comunque accaduto il contrario, si sarebbero aperti proprio telegiornali. E questo purtroppo Ma è è vero, vero, va cioè. detto, raga, bisogna trovare una certa Solo razionalità, il cioè, fatto è che. io lo dico per primo da romanista, cioè sapete quante volte mi capita che ci danno i favori e tutti, merde, ladri, bla bla, poi ci danno uno sfavore, ah, godo proprio, cioè che cazzo, a me fa proprio roder culo. Sì, no, comunque. Veramente è una cosa scandalosa. Stasera è stata una cosa scandalosa. Questo qua io non me lo riesco. No, io non me lo riesco a spiegare. Che poi io ho perso 55 euro per quel cazzo di gol di merda della fine, però. Questi qua sono Comunque, dettagli. oggi ho visto i due gol più brutti della storia del calcio.
l'autorete di Spinazzola, che come cazzo l'ha fatta? E il L'autorete. gol di Froile! Però scusa, ha fatto un'incornata bellissima. Sì, ma no, c'è Cioè, sbagliato. sì. Proprio, che, poi ho saputo che era tifoso della Juve, Sì, Spinazzola. no, gioca Ave nella di Juve. Anche Conte è cielo. tifoso della Juve. Lo so, l'avevi detto Sì, ma anch'io. Spinazzola poi. Comunque, no, Froiler ha fatto un gol veramente ignorantissimo. Non lo so, il gol più brutto della storia. Tiro, parata, la palla rimane lì, ributtata dentro. Sì, lo so, stai rosicando. E niente, ragazzi, detto questo, se dovete finire qui, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Gualt, il suo. Ragazzi, per favore, iscrivetevi in massa. Proprio 200.000. Fagli fare 100.000 iscritti prima di me. Detto Ti immagini? questo video Volevi? finisce qui. Se saluta, Ciao a tutti. saluto Antonio. E Porca niente, puttana. e io se vi è piaciuto vi lascio un mi piace come sempre, invece vi ho fatto cagare per favore un dislike, vi ringrazio Ma per perché per favore? l'attenzione, Chiedi pure per per favore favore lasciate un dislike. dislike se vi ha fatto schifo, no, insomma se vi ha fatto schifo sì, però non per favore, voce alla lala e ci vediamo come sempre ad un prossimo. Video.